Mister Acciaro, grandissima vittoria in casa della capolista Ferrini, imbattuta dopo 16 partite, la 17esima cade per mano dell'Ilva, una grande partita vostra, 1-0 e poi il suggello nel recupero, quando attendevate il triplice fischio è arrivato il gol di Chiappetta. Sì, hanno fatto ragazzi una partita molto molto attenta, di concentrazione, di volontà, di sacrificio, quindi, e di qualità, perché siamo una squadra che comunque esprime qualità. Sapevamo dalla forza dell'avversario, ma ero consapevole della nostra di forza, quindi un plauso a questi ragazzi che hanno tanto spirito di sacrificio, che lavorano di squadra e quindi credo che sia meritata questa vittoria contro una grossa squadra. Questo non bisogna sicuramente togliere i meriti alla Ferrini, che comunque sino a luglio ha fatto una grande stagione. Certo, l'Ilva è stata a mio avviso superiore, abbiamo gestito bene la partita, molto attenti, abbiamo avuto delle buone occasioni. Niente, ritengo che è già da un po' che ci esprimiamo bene, io parlo sempre di prestazioni, certo. I ragazzi hanno fornito anche oggi una prestazione, di conseguenza a una buona prestazione ci ha abbinato anche un ottimo risultato. Ecco, non bisogna sempre ricordare che arrivavate comunque con delle defezioni, perché sì. Chi ha giocato aveva pochi allenamenti sulle gambe, sì. Eppure fino al 95esimo si correva e si lottava. Sì, infatti quando io dico che ho esaltato lo spirito di sacrificio dei ragazzi, intendevo dire chi è andato in campo con dei problemi muscolari senza allenarsi da settimane ha fornito una prestazione di spessore, quindi un plauso a questi ragazzi. Abbiamo provato a buttare dentro anche Caccero, però lui è quello che forse di tutti tarda a recuperare la condizione fisica e organica, però dai, che dire, è una squadra che comunque sta dimostrando di tenere bene il campo, un grande equilibrio, con ordine. C'è molto entusiasmo, però quello che io chiamo e ribadisco sempre ai ragazzi è che ci vuole l'umiltà e l'ambizione. L'ambizione di arrivare dove possiamo arrivare. Il nostro obiettivo era quello di mantenere la categoria, per adesso ci stiamo togliendo le buone soddisfazioni. Dobbiamo stare così umilmente attaccati al pezzo e lavorare domenica in domenica e vedere poi alla fine dove si arriva. Ecco, di fatto poi l'obiettivo l'avete concluso, acchiappato già diciamo in un girone, quindi adesso si può ovviamente alzare l'asticella, vedere cosa può riservare questo genere di ritorno, perché poi le avete incontrate tutte e di sicuro non avete trovato una squadra superiore all'Ilva. No, noi abbiamo avuto una partenza con qualche difficoltà di complemento di organico, di cercare l'equilibrio di squadra, perché cambiando 7 giocatori non è facile. Poi pian pianino, con il lavoro sul campo, con la dedizione dei ragazzi, con l'applicazione dei ragazzi, abbiamo trovato buonissimi equilibri e adesso il campo lo sta dimostrando. E certo, abbiamo ancora tutto un girone da giocare, quindi non è ancora niente determinato. Dobbiamo andare avanti così, con umiltà, domenica per domenica, e giocare con questa voglia, con questa compattezza di squadra, con lo spirito di squadra che si sta così evidenziando. Quindi ribadisco, voglio ancora rinnovare i complimenti ai ragazzi per quello che oggi hanno fatto. E nonostante qualche giocatore appunto non fosse al meglio, però vedendo l'Ilva al completo è una gran bella squadra, ma non dimentichiamoci che nei momenti di difficoltà i giovani hanno sorretto la baracca. Assolutamente sì, noi abbiamo dei ragazzi locali che stanno affacciandosi in questo campionato di spessore, di livello. Chiaro che l'Eccellenza è un campionato importante con squadre di grande competitività. E noi abbiamo dei nostri ragazzini che a piccoli dosi stanno cominciando a farsi spazio. Abbiamo visto Lena che sta dimostrando, che oggi non ha giocato ma ha dimostrato di valere, perché non ci ha fatto pesare l'assenza di Dombrovskis. Poi abbiamo Lobrano, che oggi abbiamo visto che ha fatto una grossa prestazione. Poi abbiamo Nicotera, che comunque è un ragazzo del 2002. Eppure molti ragazzi che abbiamo ancora infortunati, Pisano, Nicolò e Riccardo Pirina, e poi i nostri ragazzini, c'è Serio, c'è Ricca, abbiamo un buon settore giovanile che ci sta dando delle soddisfazioni. Con pazienza questi ragazzi sicuramente saranno il futuro di questa società. Mister, come la possiamo inquadrare la situazione del Castiadas? Voi non avete giocato perché non si sono presentati settimana scorsa, oggi sono in campo con i ragazzini, sappiamo che un'eventuale esclusione porterebbe dei vantaggi, sì, al Talore, non a voi e alla Ferrini. Ci sarebbe una rivoluzione di classifica, ma questo purtroppo a me dispiace per il Castiadas e soprattutto per Virgilio Perra, che è una persona che stimo tantissimo. Io spero, mi auguro che trovino energie economiche per poter rifare la società, magari
andare a trovare dei giocatori per poter mantenere la categoria, perché è una squadra, anche il Castellà, storica, che sino a qualche tempo fa giocava in Serie D, quindi sarebbe, ecco, una delusione per il nostro calcio sardo se una squadra a livello di eccellenza purtroppo dovesse così rinunciare alla stagione. Io mi auguro che trovino le soluzioni. Mister, grandissime feste a Natale con una bella vittoria, una fettina di pandoro, perché poi il 30 siete nuovamente in campo. Sì, sì, ma noi adesso non ci fermiamo, perché faremo lavoro in settimana, quindi abbiamo 3 sedute d'allenamento, di cui una doppia seduta, e noi dobbiamo continuare a mantenerci in allenamento, perché ci contiamo andare in campo e sempre stare sul pezzo con tutto quello che oggi i ragazzi sono riusciti a dare. Quindi siccome giocate il 30 poi l'inizio di gennaio, sì, ma è il Serie 9. A o eccellenza? Infatti fuori. Questo è purtroppo uno, se devo esprimere su questo argomento, è chiaro che è una squadra di dilettanti con molti giocatori che lavorano. Giocare oggi, poi giocare il 30, giocare il 6, giocare il 9, effettivamente ci mette sotto stress, sotto pressione, perché poi noi in particolare non abbiamo una rosa molto ampia, quindi dobbiamo fare i sacrifici, gli straordinari, per poter poi andare in campo. In questi casi, con questi risultati, il mister bussa alla società e dice: qualche altro acquisto? La società, l'ho già detto in precedenza, ha fatto il possibile per tirare su un organico, direi, molto competitivo. Non siamo tantissimi, purtroppo in questo periodo abbiamo avuto 6 infortuni e in qualche modo l'abbiamo un pochino pagate, anche se poi sono riuscito sempre a fare di necessità virtù, quindi chi è andato in campo ha sopperito alle mancanze, e comunque è andato qualcuno anche in campo anche infortunato, quindi dai, soddisfatti di quello che questa squadra ha fatto sino ad oggi. Chiaro che c'è ancora tantissima strada da fare, bisogna stare con i piedi per terra e, come dico sempre, umilmente dobbiamo andare avanti con sacrificio e lavoro, solo così si possono centrare obiettivi importanti. In ogni caso la Ferini aveva un grande vantaggio, ce l'ha tuttora. Ferini sicuramente, oggi ha trovato sicuramente un Ilva che ha fatto una prestazione importante. È chiaro che noi siamo venuti con la testa libera, nella consapevolezza di avvicinare, ecco, il gap. Però dai, alla fine siamo riusciti con una prestazione di livello. E rimane il fatto che comunque la Ferini è l'ultima squadra, e credo che non avrà problemi a mantenere questa posizione di classifica. Grazie mister, complimenti ancora. Grazie, buone feste a tutti voi. Grazie. Auguri, buon Natale.